Noi ormai si sta avvicinando sempre di più il tempo, il momento in cui Vescovo Nosiglia, che ha già lasciato Monteberico, raggiungerà qui la cattedrale, ma abbiamo modo di Allora, vi incontrarlo adesso con un'intervista chiedo che un ci ha attimo di lasciato giusto silenzio. ieri, nel quale la prima domanda a cui risponderà è appunto come è stata l'accoglienza del suo primo arrivo qui a Intanto Vicenza. Vediamo insieme. un cordiale buongiorno. La con i giovani è straordinaria perché giovedì sera c'erano tantissimi, tantissimi giovani a Monteberico, al santuario, anche se era una serata carica di pioggia, ma io sono un po' abituato perché l'ho detto anche a loro, il giorno della mia ordinazione, il 14 settembre del 91, era una giornata proprio impossibile, veniva giù l'acqua, quindi si vede che i momenti forti, importanti, il Signore mi accompagna anche con questo segno, a parte questo. È stato bellissimo, è stato veramente accogliente e caldo, cioè, da parte dei giovani, la simpatia che mi hanno dimostrato. Ma anche adesso, in questi giorni, appunto, sono stato nei monasteri, che ho voluto dare il segnale anche dell'importanza della preghiera, per chiedere anche una preghiera particolare a queste sorelle che vivono la vita unite così intensamente al Signore. Stamattina sono stato a trovare i preti anziani, malati, sofferenti e anche da loro ho avuto grandi manifestazioni di simpatia, di amicizia e ho chiesto anche a loro ecco, una preghiera particolare e una comunione profonda, soprattutto domani pomeriggio, appunto quando farò l'ingresso in diocesi. È un cambio che mi emoziona da un certo punto di vista. Dall'altro c'ho un po' di timore anche perché se non lo avessi sarei veramente temerario, devo dire, però anche mi stimola moltissimo perché sento che se il Signore mi ha chiamato qui e se il Santo Padre ha avuto questo desiderio, mi ha fatto questo dono, vuol dire che mi riteneva adatto, idoneo insomma a questo servizio. Io sono stato sempre a Roma e giustamente a Roma quando si fa nella messa il ricordo del Vescovo si dice il Vescovo Santo del Papa e i Vescovi i suoi collaboratori, a fondo che siamo tutti collaboratori, anche se ho avuto una forte responsabilità che il Cardinale Vicario mi ha dato sia per il Sinodo diocesano sia per il Giubileo. In particolare proprio il Giubileo dei Giovani, che è stato un grande evento. Però assumere in prima persona una paternità anche spirituale, umana, ecclesiale, come è quella del Vescovo diocesano, mi sembra veramente ecco, decisiva, una svolta importante nella mia vita. Io dico anche una promozione, perché sono una promozione nel senso, in tutti i sensi, soprattutto dal punto di vista spirituale ed ecclesiale. Io credo innanzitutto all'umanità. Prima di essere sacerdoti, di essere vescovi, di essere educatori, anche genitori, insomma gente che ha una responsabilità e che svolge un certo servizio o ruolo, come si può chiamare a livello anche sociale, deve essere un uomo, una persona che esprime un equilibrio, una serenità, una capacità di ascolto, di rapportarsi con le persone, che sa guardare negli occhi, che sa insomma guardare nel cuore, insomma le persone stesse. Questa è una via importante oggi che Gesù ce la insegna fortemente nel Vangelo. Tanta gente andava a lui per chiedere anche cose umane, profonde, la guarigione, un consiglio, e trovava sempre una grande umanità, una grande capacità di essere ascoltati per quelli che erano. Lui conosceva il cuore di ogni persona, dice il Vangelo. Difficile per noi conoscere cosa c'è nel cuore di ogni persona, però il pastore deve sforzarsi innanzitutto di questo, non tanto vedere solo le richieste, le esigenze, le domande, le cose che la gente magari ti dice, ma saper cogliere quello che non ti dice ma che ha dentro. Questo è un dono dello spirito. Io chiedo il dono dello spirito di essere un vescovo che sa ascoltare prima di tutto, prima ancora che di parlare, ascoltare dentro il cuore delle persone. Certamente, io ho lavorato 20 anni alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, nella grande stagione della catechesi, dei catechismi. Si può dire che ho girato tutte le diocesi italiane, sono venuto anche a Vicenza a presentare i catechismi, mi ricordo, c'era Monsignor Onisto allora, e
e l'ho presentato ai catechisti, al clero, ma è stato proprio un passaggio veloce. Ma ho girato tutte le diocesi italiane e ho visto quanto bisogno c'è di unità, di comunione, pur nella ricchezza della varietà di tradizioni, di culture, di impegno anche da parte di ogni singola chiesa locale che ha un suo valore, una sua ricchezza da esprimere. Però sento forte questo desiderio di unità e di comunione, innanzitutto a livello proprio di chiesa locale, all'interno anche della conferenza episcopale regionale qui del Veneto, che so che stanno lavorando molto bene con dei progetti unitari, profondi e concreti, e poi verso la Chiesa italiana. Però quello che più mi ha impressionato, devo dire, qui a Vicenza, sotto questo profilo, è la grande apertura alla Chiesa universale. La missionarietà, che è veramente una caratteristica bellissima, forte, unica direi, una diocesi che ha 1200 missionari, i vicentini sono tutto molto, e mi hanno scritto tantissimi e questo è un aspetto importante perché se una chiesa si apre alla missione universale vuol dire che ha il senso della cattolicità, il senso dell'unità e della comunione. E credo che questa sia la sfida più grande che abbiamo, ma anche la cosa più stimolante, sapere che di Gesù Cristo hanno tutti bisogno e che Gesù Cristo è colui che attendono da parte nostra, bisogna che sentiamo forte questo desiderio di portarlo a tutti, o meglio anche di trovarlo già presente in tante persone, perché non è che la Chiesa annuncia Gesù Cristo, poi magari gli capita di capire, di comprendere che Gesù già è presente lì, però lo deve svelare, lo deve rivelare. Io sono sempre suggestionato, forse perché sono vissuto anche a Roma, ma al di là di essere vissuto a Roma, da quello che dice Paolo proprio ai Romani, no? Che dice: io non ho fondato la vostra chiesa, sono arrivato, che è l'unico, una delle poche chiese che non ha fondato San Paolo, però sento il dovere di venire ad annunciarvi il Vangelo, perché per me il Vangelo è un debito che ho verso ogni persona. Ogni persona deve vedere che io ho verso di lui, verso di lei, questo debito. Avere un debito significa allora che devo togliermelo questo debito e non posso non averlo verso ogni persona del Vicentino, della Chiesa, della società anche vicentina. Al di là del fatto che sia cristiano o non sia cristiana, che sia credente o non credente, che vada in chiesa o comunque, ecco, ogni persona può e deve trovare in me, vescovo, questo desiderio di annunciargli e di dargli ciò che la Chiesa ha di più prezioso, appunto il Signore Gesù.